Chiaravalle Centrale, Consiglio Comunale con ampia discussione sulla scuola. Secondo Consiglio Comunale, dall'insediamento dell'amministrazione Donato Bis, sette i punti all'ordine del giorno, tra cui l'approvazione della convenzione per la costituzione dell'associazione tra comuni, al fine di partecipare alla procedura per la richiesta di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. L'approvazione delle aliquote IMU e dell'addizionale comunale IRPEF 2022 che confermano quelle del precedente anno ed infine è stata affrontata la discussione sulla questione degli edifici scolastici. A tal proposito sentiamo le interviste. Con Emanuela Neri, Consiglio Comunale sul riscaldato sul tema delle scuole, le sue impressioni. Le mie impressioni ovviamente non sono positivissime, nel senso che, come ho evidenziato in consiglio, i tre gruppi che abbiamo chiesto all'epoca al Consiglio Comunale l'abbiamo fatto solo ed esclusivamente in quel frangente perché non eravamo a conoscenza di quanto stava accadendo, i genitori tutti erano seriamente preoccupati, non si riusciva a capire fino a che punto c'era il pericolo che le nostre scuole potessero chiudere. Allora abbiamo ritenuto opportuno che il Consiglio Comunale, che è la massima assise e la massima rappresentanza di tutta la popolazione, potesse discutere assieme. Era solo questo il nostro obiettivo, quello di aiutare un processo che in qualche modo doveva far stare tranquilli i genitori e ovviamente scongiurare, quello che era il pericolo più grande per noi, cioè un'ipotetica chiusura delle scuole che avrebbe messo in ginocchio i nostri bambini, avrebbe messo in ginocchio le famiglie. Una cosa che non ci auguriamo, io prima di tutte ho sempre combattuto per la scuola aperta. Usciamo fuori da un periodo come quello del Covid, dove i nostri bambini hanno già avuto troppi stop e ne hanno subito i danni, sicuramente continueranno a subirne in futuro perché, le conseguenze, tanti specialisti, pedagogisti, esperti della materia ci dicono che i nostri bambini in futuro manifesteranno i problemi che hanno subito durante i 2 anni di Covid, quindi un'ulteriore chiusura per altre motivazioni ci preoccupava. L'ho detto quella volta dove c'è stato quel sit-in, insomma, lì alla foresta, il giorno che si paventava questa chiusura, l'ho ribadito oggi e ho invitato il sindaco e tutta l'amministrazione a tenere in considerazione le istanze della minoranza, perché almeno il gruppo Rigeneriamo, e in questo caso Rigeneriamo insieme agli altri due gruppi con il consigliere Cardamone e il consigliere Rauti, nella nostra richiesta avevamo solo come unico obiettivo quello di aiutare, a far star bene la nostra popolazione scolastica. Con Vito Maida, capogruppo di Unito per Unire, soddisfatti delle risposte che vi ha dato il sindaco sulle vostre interrogazioni? Non possiamo essere soddisfatti in quanto, per come ho detto anche nel Consiglio Comunale, in questa tornata bisognava dare delle risposte alle interrogazioni per come previsto dal regolamento comunale, cosa che non è stata fatta. Infatti all'ordine del giorno non sono state messe le risposte né alle mie interrogazioni né alle interpellanze. Sono stati però posti poi dei chiarimenti in ordine alle mie richieste che purtroppo non sono state nemmeno esaustivi. La risposta di Cesare Peleggi, assessore esterno non eletto, come dice lei, l'ha capita la sua risposta, sì o no? Purtroppo anche in questo, allora non lo dico io che assessore esterno non eletto, è proprio così perché è stato nominato in qualità di assessore esterno, non ha dato una risposta nemmeno lui esaustiva in quanto non ha chiarito la terminologia che ha utilizzato, a cosa si riferiva, ha parlato di una metafora, forse voleva chiedere scusa, non l'ha fatto pubblicamente, ma credo che nelle sue intenzioni può essere che c'era questo. Mi auguro che andando avanti ci si possa arrivare e lavorare per il bene della comunità nel rispetto delle parti e soprattutto nel rispetto delle regole. Con Giuseppe Rauti, le risposte date dalla maggioranza vi hanno soddisfatto oppure no? No, 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 siamo lontani quella parola essere soddisfatti è proprio la peggiore che potevamo usare stasera. Nel senso che comunque è evidente, c'è un deficit dal punto di vista democratico. È stato bello per noi stasera dal punto di vista anche della compattezza della minoranza, è un bellissimo lavoro di squadra in cui abbiamo anche dimostrato
come siamo in qualche maniera anche curiosi di approcciare nell'approccio con la cosa pubblica, col Consiglio Comunale. Quanto ci teniamo? Ci teniamo davvero tanto. Abbiamo anche su questo chiesto che vengano convocati, assurdo, in 6 mesi 2 consigli. A livello democratico sicuramente non possiamo essere contenti. Ciò nonostante abbiamo grande rispetto per il ruolo che ci siamo conquistati sul campo in questo caso. E cerchiamo in tutti i modi di approfondire gli argomenti, i documenti, di fare qualsiasi cosa possibile per poter avere una cittadina finalmente che possa riprendere a fiorire. Noi non siamo qui, siamo ogni volta l'estinzione tra maggioranza e minoranza è antipatica come cosa. E noi lavoriamo nel rispetto del ruolo che abbiamo. Purtroppo però la maggioranza si è davvero chiusa a riccio, noi abbiamo anche provato un po' ad offrire uno spirito collaborativo. L'atteggiamento di stasera dimostra che c'è pochi contenuti, c'è poca propensione al dialogo e di sicuro in questo modo si cresce male. E Chiaravalle è la prima a essere danneggiata, noi facciamo il massimo, però Chiaravalle, non lo so, mi viene da dire che il Consiglio Comunale è un pochino, insomma, non vive un buon periodo storico. Il sindaco però vi ha chiesto formalmente di trovare voi una soluzione per la scuola, però voi siete stati in difficoltà nella risposta. No, questa la domanda è mal posta, perché in difficoltà giammai, non so di cosa parla. Il sindaco, non siamo stati assolutamente in difficoltà, era lui, quindi sapeva come rispondere. Noi abbiamo fatto presente come giusto nel nostro ruolo le criticità che sono poste alla scuola elementare, poi il sindaco è lui. Cioè, che discorsi sono? Dobbiamo risolvere noi i problemi che lui deve affrontare. E se avessimo vinto noi, se avessi vinto io, Emanuela o Vito, di sicuro abbiamo trovato una soluzione adeguata al ruolo che avevamo. Il sindaco è lui. Noi abbiamo il dovere di mettere in evidenza le criticità. Il dramma, lui diceva, il dramma si chiude una scuola. No, il dramma è se cade la scuola, se succede una fuga di gas, se un bambino si sente male, o più di un bambino, quello è un dramma. Dove li portavate voi i bambini a scuola se vincevate voi le lezioni? Ma allora, prima di tutto avremmo programmato in maniera diversa la gestione dei cantieri. Ma si è visto mai? Chiaravalle è un delirio. Hanno chiuso tutte le scuole in un unico colpo ed è stato un dramma, perché i bambini, insieme ai ragazzi delle scuole superiori, non potevi tutti assieme spostarli. È un problema anche per Roma, non solo per Chiaravalle. Quindi io avrei fatto un cronoprogramma serio dei lavori da fare, oltre a farmelo rispettare dalle ditte, perché qui ancora il cantiere della scuola elementare non si è capito quando è che chiude. Ci sono 2 persone alla volta, non abbiamo ancora capito quanto durerà, anni, decenni, quando i bambini andranno mai, perché a un certo punto non ci andrà più nessuno, questo non lo sappiamo. Quindi è stato sbagliato l'approccio dall'inizio. Noi avremmo programmato seriamente, abbiamo parlato anche in campagna elettorale, noi di chi c'è, avremmo programmato all'inizio un cronoprogramma con cui fare in modo che tutte le scuole potessero essere adeguate a livello sismico, ma era ovvio che nessun comune al mondo, ribadisco, neanche Roma o Milano, potevano in un colpo solo chiudere tutte le scuole e mettere i ragazzi in un altro posto. Quindi è stato l'errore, è stata la mancata voglia di guardare avanti, cioè prendiamo i fondi e poi chi c'è c'è, poi vediamo. No, non funziona così, bisogna programmare. Sindaco, sono appena conclusi i lavori del Consiglio Comunale, lei ha risposto a molte domande fatte dalla minoranza, una minoranza che chiede più democrazia per quanto riguarda il vostro atteggiamento. Più che un'aula di Consiglio Comunale sembrava un'aula di tribunale, infatti devono cambiare i modi e dobbiamo ritornare un po' a quello che è il ruolo del consigliere comunale, perché è importante. Il Consiglio Comunale, vedete, è un organo che deve essere a servizio di tutta la comunità, dove veramente lì ci si sveste del ruolo di minoranza o di maggioranza e bisogna lavorare in modo chiaro per il bene di tutti quanti noi. Infatti questa sera io questo ho voluto far capire in modo particolare al consigliere Maida, il sindaco, e lui era candidato a sindaco, si deve assumere delle responsabilità in modo particolare per quanto riguarda la scuola, non solo quello di avere istituti idonei, ma anche e soprattutto quello di garantire il diritto allo studio. E io questo ho fatto. Io mi sono trovato in una situazione di grandissima difficoltà, parlo di questo punto in modo particolare perché è stato quello un po' più acceso nella fase del Consiglio Comunale, perché gli altri erano punti che riguardavano tutti noi, come quello dell'IMU, quello dell'addizionale comunale, che abbiamo mantenuto in un momento drammatico per tutti quanti noi, ancora con le tariffe vecchie, quindi abbiamo confermato quelle tariffe che avevamo, del 9 per 1000 per l'IMU e lo 0,70 per l'addizionale comunale, nonostante le grandi difficoltà che stiamo vivendo. È proprio questo
questo ti dicevo oggi in quest'ultimo punto che riguardava le scuole, fatemi lavorare. Noi abbiamo rischiato in quello che poi è iniziato come un'aula di tribunale, se era o meno una denuncia quella fatta del consigliere Maida, è una denuncia, perché quando tu investi un altro organo e dici vieni e controlla, non è una semplice interrogazione, non mi hanno consegnato gli atti non ti sono stati consegnati e ha sbagliato l'ufficio tecnico se non te li ha consegnati, non c'entra sicuramente il sindaco. Una cosa è certa, che poi quest'atto tu lo trasmetti al prefetto, ai vigili del fuoco e gli dici venite, controllate, non fate i negligenti, dovete assumere le vostre responsabilità. Era questo l'atto forte di questo consiglio comunale, che io rischiavo di dover chiudere le scuole, ma non era poi facile chiudere le scuole, perché poi dovevo garantire ai nostri figli il diritto allo studio e l'alternativa l'ho chiesta a loro e gli ho detto scusate, se lì c'è una scuola da ormai 2 anni e voi da consiglieri comunali oggi, ma ancor prima da candidati a sindaci, avete fatto comizi e nessuno di voi ha evidenziato che lì c'era una scuola. Lo state facendo dopo il 5 di ottobre, dopo che avete perso le elezioni. È facile così, ma io dico avete fatto bene, datemi una soluzione, ditemi come possiamo superare questo momento. Non mi è stato detto, perché non c'è nessun argomento che possono oggi loro da opposizione essere d'aiuto alla maggioranza e in modo particolare al sindaco, che si deve assumere una responsabilità che continua ad assumermi, perché gli uffici tecnici, perché i vigili del fuoco hanno detto che lì non ci stanno lesioni strutturali, non ci stanno criticità e in un momento come questo, solo transitorio, ci permettono a dover mantenere la scuola lì, che non sarà una scuola definitiva, ma che deve essere un momento solo in attesa di che cosa? Di quello che Chiaravalle è riuscita ad ottenere, milioni di finanziamenti per adeguare tutte le strutture comunali, e solo questo deve servire ai consiglieri di minoranza, a dire fortunatamente abbiamo avuto questi finanziamenti, grazie all'amministrazione Donato, stiamo adeguando tutti gli immobili, incrociamo le dita e andiamo avanti in quella che oggi è la struttura più idonea, infatti l'ho invitati. Non andiamo oltre, non mettete benzina sul fuoco, chiudiamola qua, prendete atto che quella è la struttura più idonea. Se poi serve populismo, se serve uscire su Facebook perché dobbiamo fare chissà che, quello non è costruttivo per i nostri bimbi, non è costruttivo per tutta quanta la nostra comunità.